Salve a tutti, quest'oggi vi mostrerò come ho realizzato un autoradio smart per una vecchia automobile. In particolare, siccome questa vecchia automobile non è dotata di antifurto e avevo paura che mi potessero sfasciare la macchina per rubarmi un autoradio da 30 euro, ho deciso di realizzarla con pochi semplici componenti, ma soprattutto dandole un look che la possa far passare totalmente inosservata ai malintenzionati. Proprio per questo, dall'esterno ho deciso di ridurre veramente al minimo la componentistica. È presente soltanto il pulsante d'accensione e spegnimento, un pulsante multifunzione e, giusto perché mi tornava utile, un multimetro, delegando quindi tutta la vera e propria parte dell'autoradio al mio smartphone che andrò a collegare tramite Bluetooth. Per questa realizzazione ho quindi preso un coperchio in standard DIN per l'autoradio che sono andato a modificare, cercando di posizionare comodamente il tutto, lasciando anche dello spazio qualora in futuro volessi aggiungere dei nuovi accessori o dei nuovi pulsanti. Sono andato quindi a collegare il tutto a questo ricevitore Bluetooth che avevo già avuto modo di recensire in uno scorso video, avendo cura ovviamente di spostare sia il pulsante multifunzione e soprattutto il microfono sulla parte esterna del tappo, senza dimenticare il potenziometro che si occuperà, oltre della regolazione dell'intensità del volume, anche dello spegnimento dell'amplificatore. Questo amplificatore sono andato a integrarlo ulteriormente con un attacco ISO standard in maniera tale da poterlo collegare con semplicità alla vettura. Sui due cavi 12 volt dell'attacco ISO sono andato a collegare anche il voltmetro. Essendo ricevitore Bluetooth pensato per andare o a batteria o tramite la porta USB, ho dovuto aggiungere anche un piccolo regolatore di tensione in maniera tale che l'amplificatore e il voltmetro vadano diretti a 12 volt, ma il ricevitore possa ricevere la sua corretta tensione di 5 volt sulla porta USB o di 3,7 volt sulla porta batteria. Una volta realizzato il tutto, quindi, mi è bastato rimuovere la vecchia autoradio dalla macchina, collegare lo spinotto ISO, incastrare con cura il frontalino e, dopo aver accoppiato correttamente lo smartphone via Bluetooth, ho finalmente ottenuto la mia autoradio smart, totalmente discreta, quasi invisibile e soprattutto a prova di ladro. E con questo si conclude l'aggiornamento che ho fatto all'autoradio di questa vecchia macchina. Se il video ti è piaciuto, ricordati di lasciare un mi piace. Se anche te hai intenzione di sostituire l'autoradio della tua macchina, oppure hai intenzione di modificare la vecchia autoradio della tua vettura per renderla più smart e più al passo con i tempi, lasciami pure un commento e soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!